Nel centro polimerese di Pozzilia la presenza del GOTA, degli imprenditori e della politica del Molise, Chicco Testa, presidente di Assoambiente, ha presentato il suo libro Elogio della crescita felice contro l'integralismo ecologico. L'iniziativa è stata promossa da RES, Recupero Etico Sostenibile, progetto industriale del gruppo Valerio. Lo scopo del libro è di dimostrare che l'unico modo per incentivare la transizione verso la sostenibilità è di investire nella realizzazione di quegli impianti che servono per costruire un'economia green, come gli impianti per le fonti rinnovabili, per lo smaltimento dei rifiuti, per il miglioramento della rete dei trasporti pubblici. No, nel libro segnalo il prevalere, diciamo, in una larga parte della cultura cosiddetta ambientalista italiana, di una politica del no, di un atteggiamento ostativo verso qualsiasi novità, spesso anche contro impianti che sarebbero per definizione ecologici come le fonti rinnovabili, no? Ed è una situazione che ha paralizzato il paese. Lei giustamente dice. Adesso, nella situazione di crisi in cui siamo, i nodi vengono al pettine, no? E ci rendiamo conto che tutto quello che non abbiamo fatto doveva essere fatto. Per fortuna siamo riusciti a fare il TAP, il metano d'oppio, nonostante le opposizioni di Emiliano, dei 5 Stelle, dei comitati ambientalisti, se no, oltre al resto, ci mancherebbero 10 miliardi di metri cubi di gas, che sono tanti. Per il gruppo Valerio, RES con polimerese e fibre rappresenta una sfida imprenditoriale ed un importante progetto di ricerca e sviluppo che faccia della green economy il motore di rilancio per tutto il territorio molisano. Siamo arrivati a un buon punto, adesso praticamente abbiamo testato tutti i materiali, fra la settimana prossima viene installata la macchina appunto che fa il filato, quindi si arriva alla fine del percorso che abbiamo iniziato a giugno con l'inaugurazione, quindi dopo il fatto della prototipia siamo adesso nel giro di un mesetto dovremmo arrivare al filo e quindi al tessuto. Il primo passo verso poi l'industrializzazione di tutto il processo che avverrà all'ITR. Il nostro progetto industriale ruota intorno al Molise, non intorno a questa regione perché appunto il territorio ci dà la forza per fare tutte queste iniziative, per fare sia a livello imprenditoriale ma anche iniziative come quelle di oggi. Di fatto dobbiamo, grazie al territorio dove viviamo e dove abbiamo investito tutte le nostre risorse. Oggi è una giornata appunto un po' importante, come ho detto nella presentazione, di fatto si tende un po' a sdoganare questo settore che è stato un po' bistrattato, un settore un po' criminalizzato, cioè di fatto, come dice il presidente Testa, rifiuti fa pensare tutto in mente tranne che la soluzione di un problema. Oggi invece dai rifiuti si prendono delle materie prime, energia, quindi può essere veramente un settore industriale che può dare rilancio all'economia di questo paese.